io ringrazio tutti e sono veramente onorata di essere qui. E non immaginavo che il dottor Stanton parlasse così tanto di spiritualità, per cui avrei fatto un altro tipo di presentazione. E mi scuso già se sarò un po' ripetitiva, ma capisco che ormai queste sono le energie che ci stanno riempiendo i cuori a tutti. E io ringrazio voi, sento il grande campo che c'è quest'oggi qui e sono veramente onorata. Io parlerò dell'effetto, dell'importanza, delle emozioni. Io sono una cardiologa e quindi dell'importanza delle emozioni nella salute cardiovascolare. Quest'anno per me è il trentennale di laurea. In 30 anni vedo che le cose stanno cambiando, per fortuna. Ma già 30 anni fa io mi chiedevo tutte queste cose, ma perché curiamo i sintomi e non andiamo alla ricerca della causa dei problemi? Perché nascondiamo quello che il corpo ci vuole dire e lo zittiamo con dei farmaci? E questa è una domanda che da sempre mi ha lavorato dentro e mi ha permesso di cercare cose nuove. Però vedete che questo è un trattato di cardiologia che mi hanno regalato quando mi sono specializzata. Antonio Giuseppe Testa, un italiano che faceva scuola in Europa, diceva che chiunque si avvicini all'essere umano, che sia medico o filosofo, ne consideri solo la parte che deriva dalla materia, non fa che vederne al massimo la metà. Ma ancora più indietro, Platone, 2400 anni fa, diceva che i medici non trovavano l'origine delle malattie perché non consideravano la mente e l'anima da cui tutto in realtà partiva. Quindi cos'è l'essere umano, se lo vogliamo definire? L'essere umano è un sistema biologico e ce ne siamo dimenticati. È un essere biologico complesso, multidimensionale, aperto, interdipendente, in continuo mutamento, ma come dice il professor Spaggiari, soprattutto risonante. Quindi noi siamo immersi nella natura, ne facciamo parte, ce ne siamo dimenticati. Io da cardiologa riesco a sapere quando sta per cambiare il tempo perché i miei pazienti mi chiamano con l'ipertensione 15 giorni prima che inizi il freddo. Quindi siamo talmente connessi con la natura che cambia il nostro stato di salute in base ai cambiamenti della natura. Tre sono le caratteristiche fondamentali dell'essere umano, quindi la complessità, la flessibilità, il ritmo e la coerenza. E di queste cose in medicina tradizionale purtroppo non si parla. Ricordiamoci questo, quindi la biologia non può essere spiegata con un pensiero riduzionista, logico, razionale, ma dobbiamo passare a un pensiero complesso, multiparametrico, quindi dall'approccio riduzionista all'approccio sistemico, che guarda caso è anche il cambio che speriamo avvenga a breve nel cervello umano, dal ragionare e dal pensare solo con determinate parti del nostro cervello, far funzionare il nostro cervello in modo sistemico quando raggiungiamo la massima coerenza dei nostri sistemi. E allora, da Oxford, questo interessantissimo articolo già diceva che, attenzione, non possiamo più considerare un approccio basato sulla biologia centrato sui geni, quindi sul DNA non è il tuo destino, ma dobbiamo considerare che non esiste un livello di importanza nell'ambito biologico, ogni sistema ha la sua funzione e l'importante è l'interazione tra il nostro genoma, l'ambiente e chi siamo noi, il nostro fenotipo. E come diceva il dottor Stanton, questa è una doppia via. Io sono influenzata dall'ambiente, ma io influenzo l'ambiente. E questo ci lega a una responsabilità immensa. Allora, noi come persone che ci prendiamo cura degli esseri umani, spero, e non delle malattie, dobbiamo decidere se curare o prendersi cura. Io da cardiologa ho visto spesso queste situazioni. Pazienti che hanno un infarto, sottoposti ad angioplastica, mandati a casa con delle indicazioni, dimagrire, mangiare bene, fare sport, smettere di fumare. Dopo un anno il paziente torna esattamente nello stesso punto dell'anno precedente, essere colpevolizzato, che è la cosa terribile, inviato a casa. Una mia paziente addirittura, una mia collega, diceva dimagrisca 10 kg e poi torni.
Questo non vuol dire prendersi cura, perché non ci dobbiamo ricordare che nonostante la scienza medica tradizionale stia andando avanti, il rischio cardiovascolare nei giovani è più che raddoppiato. E vi porto questo caso clinico, ad esempio, visto un mese fa nel mio ambulatorio. Paziente di 46 anni, iperteso, aveva fatto una visita cardiologica tradizionale dove avevano riscontrato tutto a posto. Lui non si sentiva, aveva un sentore di qualcosa che non andava, è venuto da me con un approccio di precisione sistemico, un'anamnesi più specifica sui fattori di rischio psicosociali di questo paziente. Questo paziente è venuto fuori ad essere ad alto rischio cardiovascolare, stress lavorativo intenso, stanchezza cronica, personalità rabbiosa e maniaco del controllo, assenza di relazioni sociali, scarso riposo notturno e apnee notturne. Questo aspetto mi ha fatto richiedere una prova da sforzo. La prova da sforzo è venuta negativa per ischemia, ma all'apice dello sforzo aveva due battiti ectopici ventricolari. Conoscendo la sua storia emozionale, l'ho mandato a fare un angiotac coronarica, aveva due stenosi del 99% sulle due principali arterie, e questa era una persona che nel giro di una settimana sarebbe morta. Quindi voglio dire, la capacità di andare oltre può salvare delle vite. Quindi non fermiamoci solo su ciò che è facile vedere, ma cerchiamo di andare oltre. E non ci dimentichiamo che al medico era dato un potere taumaturgico di guarigione. Ma oggi a colazione parlavamo di questo. Oltre alla la relazione di fiducia e aiuto è l'ascolto attivo ed empatico. La capacità di entrare in empatia, cioè sentire quello che il paziente prova, e l'accompagnamento al cambiamento. È impensabile dire a una persona cambia il tuo stile di vita e abbandonarlo a se stesso. E chiaramente in questo ci vuole un team multidisciplinare, magari di coach della salute, che li possano indirizzare verso il cambiamento, ma soprattutto il cambiamento sostenibile per quella persona. Perché ognuno è un universo e magari per una persona va bene una cosa e per un'altra un'altra. E secondo me è fondamentale che ci sia una scelta, un'autonomia nella decisione e la consapevolezza. Io lavoro molto per rendere consapevoli i miei pazienti e solo alla fine si dà la terapia. Per quello io ringrazio l'S-Drive, perché l'S-Drive è una possibilità di rendere consapevoli i pazienti di dove si trovano in questo momento, non solo noi medici per aiutarci all'ascolto, ma anche per dare ai pazienti delle informazioni preziose su dove si trovano. E io ho visto che con me ha funzionato l'S-Drive e altri biosensori per rendermi consapevole di come poter uscire da determinate situazioni. Quindi è chiaro che noi dovremmo fare anamnesi come cardiologa, che non basterebbe una giornata intera chiedere tutte queste cose, cominciare a chiedere esami del sangue, anche se approfonditi, ma non avremo mai tutte le informazioni che ci possono dare i biosensori e l'S-Drive, quindi stress ossidativo, tossine, carenze nutrizionali, vitaminiche, amminoacidi, interferenti ambientali, intolleranze ed emozioni. Io sono veramente molto affascinata dal fatto che l'S-Drive ci dà anche come primo problema emozioni. Anche ho avuto un caso molto interessante che tutti sanno, che era uscito emozioni come primo problema in una persona sana, sportiva, magra, attentissimo allo stile di vita, che non aveva nessun fattore di rischio. Mi è stato inviato, anche in quel caso ho fatto un'anamnesi più approfondita, e ho scoperto che aveva sofferto di un lutto grave da bambino, un abbandono da adulto, soffriva nel cuore per la frustrazione emozionale. Anche questo paziente, mandato all'angiotac coronarica, immediatamente operato. Quindi, voglio dire, il cuore è un organo dove le emozioni veramente la fanno da padrone, quindi attenzione ai nuovi fattori di rischio cardiovascolare, e grazie all'S-Drive che ci dà questa possibilità
di chiedere con gentilezza alla persona che abbiamo di fronte di parlare delle loro emozioni, perché non tutti sono disposti a parlare di queste cose. Bisogna essere gentili e morbidi, come dico io, nel chiedere queste cose. Ma perché è importante capire le emozioni? Quando io mi sono laureata 30 anni fa ci dicevano: cercate a tutti i costi patologie, se non trovate nulla è solo stress. Adesso quando una persona mi dice stress, a me vengono i brividi, perché lo stress negativo, adesso abbiamo il link fisiopatologico che è quello dell'infiammazione. Il fear center, l'amigdala, produce interleuchine infiammatorie. E questo studio ha dimostrato che chi ha l'attivazione dell'amigdala visibile alla risonanza magnetica funzionale cerebrale ha un rischio 7 volte maggiore rispetto a coloro che l'avevano bassa. Voleva dire che una persona su 3 entro 5 anni poteva soffrire di un'emergenza cardiaca. E questi sono anche altri effetti del sistema essere umano rispetto all'infiammazione sul sistema immunitario. Ma abbiamo anche questa scoperta. Io da cardiologa sono esperta e affascinata dal funzionamento del sistema nervoso autonomo, simpatico e parasimpatico, della disautonomia o dell'equilibrio, quello che Buddha definiva la via di mezzo, è il perfetto equilibrio tra simpatico e parasimpatico, lo stato di flusso, di coerenza mente-cuore. Quando noi siamo in grado di andare ad attivare il parasimpatico, creiamo un'attivazione, un blocco della cascata infiammatoria e una riduzione delle interleuchine nel sangue. Quindi diverse tecniche di gestione dello stress, tra cui la mindfulness, la coerenza mente-cuore, lo yoga, il floating, ma io direi la gioia di vivere, la risata, l'amore, tutte queste cose producono una riduzione dell'attività dell'amigdala e devono essere inserite nelle terapie dei pazienti, perché ha dimostrato che addirittura on top dei farmaci, quindi senza toccare la terapia, semplicemente con una aggiunta di una pratica meditativa quotidiana, c'è una riduzione del rischio di emergenze cardiovascolari del 48% in 5 anni. E vi assicuro che per chi ha fatto trials clinici come me, trovare un farmaco che faccia questo al giorno d'oggi è veramente difficile. O lo yoga. Praticare lo yoga 2 volte a settimana riduce il numero di episodi di fibrillazione atriale del 45%. Il professor Tavakol a Chicago nel 2016 ha detto questa frase, che trattare lo stress e ridurre l'attivazione del centro della paura può portare a minore infiammazione, minore produzione di aterosclerosi e ridurre gli eventi cardiovascolari. Ecco, questa cosa qui mi interessa moltissimo. Solo dopo 8 settimane di utilizzo di tecniche di gestione dello stress, ma così anche come di cambio di stile di vita sull'alimentazione, in 8 settimane noi cambiamo la variazione della trascrizione genica che controlla il metabolismo energetico. 8 settimane per uscire dall'inflammosoma, da una situazione di stagnazione. E in più questo bellissimo studio dell'HeartMath Institute ha dimostrato come andare a fare queste tecniche semplicemente in 30 giorni è possibile ridurre il cortisolo del 25% e aumentare il DEA del 100%, con riduzione del burnout, degli atteggiamenti ostili, maggiore soddisfazione e vitalità. Quindi capiamo come... Questa è una diapositiva che io amo moltissimo, che ci fa vedere come cortisolo e DEA sono una bilancia e come il simpatico e il parasimpatico anch'essi sono una bilancia, ma se siamo in una bilancia di attivazione positiva con un DEA alto, noi abbiamo tutte emozioni dalle alte vibrazioni, con alte prestazioni che siano di salute fisica o sportiva. Quindi amore, sollecitudine, bontà, apprezzamento, compassione, tolleranza. Se siamo in squilibrio invece con maggior cortisolo e minor DEA, il nostro
simpatico e parasimpatico, vibrerà giudizio, risentimento, sovraccarico, angoscia, senso di impotenza, avvilimento, depressione. Quindi quanto è importante riportare questo in equilibrio nella nostra vita, ma non solo per la salute. Qual è il costo biologico del vivere emozioni di basso livello vibrazionale? È un costo biologico, noi perdiamo energia, energia preziosa, e non solo la perdiamo noi, ma la facciamo perdere anche all'ambiente intorno a noi. Quindi facciamo di tutto per poter avere coscienza e consapevolezza, ma anche che vantaggi si ottengono col miglioramento dei fattori epigenetici. Allora, ho fatto una ricerca in ambito aziendale su 20 top manager di multinazionali con un team multidisciplinare in cui abbiamo messo un personal trainer, un nutrizionista, io come cardiologo, un psicologo clinico, il professor Prunetti, ordinario dell'Università di Parma, e un filosofo. Multidimensionale, l'essere umano preso da tanti livelli. Li abbiamo analizzati con test psicofisiologici, quindi test cognitivi, utilizzo di macchine di assessment fisiologico, quindi tensione muscolare, impedenziometria e temperatura della pelle, l'heart rate variability, quella che tutti conosciamo come macchina della verità. Quindi noi andiamo a interrogare la parte cognitiva dell'essere umano, ma anche la parte fisica, che ci dà delle informazioni importantissime. Poi ECG, visita ed anamnesi psicocardiometabolica, BIA ed analisi dei fattori epigenetici con l'S-Drive, consulenza nutrizionale, valutazione della resilienza fisica e consigli di movimento individualizzati, e un colloquio filosofico per capire l'approccio di quella persona alla vita. Un approccio positivo? Un approccio negativo? Come vedo la vita? Un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Dopo solo 3 mesi abbiamo avuto dei risultati straordinari dal punto di vista della salute: miglioramento del peso, della pressione arteriosa, del colesterolo, dell'età biologica vista alla via, del profilo di rischio cardiovascolare. Un paziente è passato dall'8% al 2,5% di rischio in 3 mesi, e dell'assetto neurovegetativo, con l'heart rate variability rientrato in perfetta coerenza. Ma dal punto di vista emotivo, a un miglioramento della stabilità mentale e della capacità di avere una stabilità emotiva, una migliore predisposizione all'ascolto e al team building, e un miglioramento delle performance lavorative. Ho dovuto fare questa ricerca in ambito aziendale e non sanitario, perché lì c'è qualcuno che mette i fondi, mentre in sanità difficilmente qualcuno spende per la prevenzione. A livello aziendale sono molto interessati a mantenere in salute le persone che ritengono preziose. E quindi con questa, diciamo così, furbizia siamo riusciti a dimostrare queste cose. E quindi io concludo, così vi lascio più spazio per la pausa. Vista la complessità di ogni essere umano, cerchiamo di creare una medicina personalizzata ed integrata con nuove tecniche a basso rischio ed alta efficacia. E questa cosa non la dico io e basta, ma il nostro libro dei cardiologi, che è il Braunwald, che esce ogni 2 anni, un tomo di circa 5.000 pagine, già dal 2016 c'era un capitolo chiamato Cardiologia olistica, tradotto in italiano, per cui penso di essere stata l'unica ad averlo letto come medico. Diceva che, nonostante che estese e dettagliate evidenze supportino il ruolo chiave dell'alimentazione, dell'attività fisica, delle interazioni mente-corpo e delle emozioni nella salute del cuore, questi aspetti non vengono presi in considerazione nella medicina convenzionale, ma per una salute ottimale devono essere impiegati tutti gli interventi terapeutici utili. E quindi capiamo che questo approccio multidimensionale, multidisciplinare, può contribuire alla medicina partecipativa, quindi la responsabilizzazione del paziente, sicuramente anche alla riduzione dei costi sanitari e al miglioramento dei risultati. Io vi ringrazio.